Pino Magnaci e Silvana Saguto. Lui giornalista, lei ex magistrato. Due personalità di spicco dell'antimafia siciliana, accusate degli stessi reati che dovevano combattere. Conosciamo oggi Davide Gambino e Ruggero Di Maggio, autori, produttori esecutivi e registi di Vendetta, la docuserie Netflix prodotta da Nutopia in associazione con Mon Amour Film che racconta questa vicenda. Che cos'è Vendetta? Vendetta è una docuserie in 6 parti che racconta le vicende personali e professionali e anche lo scontro tra il giornalista Pino Magnaci e l'ex giudice Silvana Saguto, due personaggi considerati simbolo dell'antimafia nella Palermo dal 92 ad oggi. Qual è stata nel cinema più narrativo si dice la necessità, forse qui più l'esigenza di raccontare questa storia? Devi considerare che io personalmente nel 92 avevo 16 anni. Le stragi di mafia di quell'anno sono state un punto di svolta nella nostra storia di siciliani e di italiani. Per cui quell'esperienza è stata un'esperienza chiaramente traumatica, però quel movimento antimafia rinnovato dopo quelle stragi ci hanno dato una nuova energia, cioè che bisognava indagare quel mondo per capire che l'antimafia non è un insieme immutabile di volontà e di azioni, ma l'antimafia è un fatto umano che è se stessa, no? Per cui è corruttibile, può morire, per cui in teoria questa serie vuole raccontare anche il desiderio di curare l'antimafia come movimento. Allora, per raccontare queste cose ovviamente avete dovuto aprire tutti gli archivi possibili e immaginabili a cui immagino abbiate avuto accesso. Che cosa avete trovato? Vendetta racconta i due processi ai due protagonisti, Pino Magnaci e Silvana Saguto, e quindi noi abbiamo seguito la macchina della giustizia italiana nel suo svolgersi, proprio come venivano celebrate le udienze. Un'ulteriore fonte sono state ovviamente i reportage e tutto il mondo dei media, che è una storia nella storia, cioè come è stata raccontata la vicenda. E in ultimo, ma assolutamente rilevante, le fonti orali, cioè il punto di vista dei due protagonisti, esattamente opposti l'uno dall'altro, ma che in qualche modo permettono appunto uno sguardo terzo, quello del pubblico, di poter analizzare la vicenda con spirito critico, ed è questo l'approccio che in qualche modo pensiamo sia necessario per approcciarsi a un mondo così complesso. Ecco. Io sul tema degli archivi posso aggiungere qualche elemento. Il primo archivio di riferimento è proprio Telejato. E poi ovviamente le Teche Rai, l'INA, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio. Cioè abbiamo veramente rovistato tutto. Quanto è durato questo lavoro di ricerca? È durato anni. Si è creato uno staff di ricercatori che hanno sistematicamente setacciato tutti questi archivi che menzionavo poco fa per trovare le cose giuste. I momenti giusti. Per esempio, ricordo, diciamo, una perla dell'archivio è quando Silvana Saguto zittisce Totò Riina in aula, che insomma fa abbastanza, come dire, fa riflettere, no, sul coraggio anche di questa giudice in quel momento storico. E poi per me c'è un archivio molto importante in cui Falcone fa riferimento al fenomeno della lotta alla mafia, non il fenomeno mafioso, che potrebbe rappresentare, adesso non cito testualmente le sue parole, ma potrebbe rappresentare un paravento, un nascondiglio, un alibi, esattamente lui dice, per nascondere in realtà dei atteggiamenti, dei modi di fare, che in realtà mostrano che lo Stato e le istituzioni non agiscono veramente nel contrasto al fenomeno mafioso. Questo però mi fa pensare a un problema atavico, no? Cioè che quello della verità giudiziaria. In questo documentario che voi avete appena concluso, viene fuori una verità? Abbiamo approcciato la storia con il massimo rigore, ma allo stesso tempo con la consapevolezza che l'oggettività è una chimera. Non esiste un'oggettività.
nel momento in cui si sceglie un'inquadratura, automaticamente si sceglie una porzione di campo e quindi un tipo di racconto. Però noi ci siamo appoggiati da un punto di vista editoriale su alcuni punti fermi, e sicuramente la verità giudiziaria lo è. Quindi le linee narrative sono state imperniate sui processi e quindi la verità giudiziaria in qualche modo è una linea narrativa che si conclude. Però sappiamo bene che nel mondo complesso in cui viviamo, oltre alla verità giudiziaria, ci sono altrettanti fari importanti. La morale, che però è fluida, sappiamo benissimo che cambia con lo spirito dell'epoca, e anche i punti di vista personali, le analisi contestuali. Noi abbiamo deciso di dare a ogni attore la possibilità di raccontarsi attraverso le proprie parole. Quindi la verità in qualche modo è quella che poi viene filtrata dal pubblico, è a loro che vorremmo consegnare questo messaggio di scelta, e ognuno possa farsi la propria idea di verità. Di solito quando si intervistano i registi dice: come vi siete trovati con gli attori? Com'è stato lavorare invece con degli attori che erano veramente gli attori di questa storia? Devo dire che li ho chiamati attori di questa vicenda, ovviamente, ma in realtà Pino Maniaci e Silvana Saguto vivevano la loro vita. E dal nostro punto di vista è stato estremamente stimolante, ma anche complesso, accendere la camera sulla realtà in presa diretta, perché per quello che per noi era racconto, per loro era vita vissuta. E quindi questo, da autori documentari, ci ha portato a continuamente porci delle domande su come raccontarlo, la giusta distanza da trovare nel momento in cui la realtà si stava dipanando davanti ai nostri sguardi. Rispetto alla verità giudiziaria, cosa c'è in più? Beh, c'è tantissimo di più. Direi che la verità giudiziaria è parziale rispetto a tutto il resto che noi mostriamo nella serie, perché noi approfondiamo anche le motivazioni che hanno portato i nostri protagonisti ad avere determinati comportamenti. Diamo loro la possibilità non di giustificarsi, perché nessuno dei due si giustifica nella serie rispetto alle azioni e ai reati di cui sono accusati. Però diamo loro la possibilità quantomeno di spiegare in profondità che cosa c'è stato dietro le loro azioni. Quindi ecco, in questo senso colmiamo delle distanze, dei non detti, dove chiaramente la verità giudiziaria non può arrivare. Avete preso posizione? State con qualcuno dei due? Da documentaristi piuttosto è chiaro che siamo degli osservatori della realtà, e ci sono due variabili fondamentali. Una è la relazione, cioè stare a altezza uomo, non a altezza categoria, il giornalista con la G maiuscola, il magistrato. Stiamo allo sguardo dell'uomo, cioè dei due protagonisti, quindi con un approccio più umano possibile. E poi c'è l'altra variabile, che è il tempo. Poter passare, avere l'agio, a differenza della stampa, quindi del mondo del giornalismo, avere l'agio di poter stare un lungo arco di tempo a osservare la storia, avere molteplici punti di vista che il sistema industriale anglosassone ci ha permesso di avere, ha dato sì che il nostro approccio sia più multisfaccettato possibile, come lo impone la storia. Ecco. Sì, ma una battuta, proprio una battuta su questo. Cioè, il tema dell'imparzialità è chiaro che è un'utopia, cioè nel senso non puoi essere imparziale, però può essere un'intenzione, quindi puoi avere questa intenzione a restare il più possibile equidistante dai fatti e metterti il più possibile in una posizione di osservatore avvertito. Cioè, io ce l'ho un'idea personale rispetto a cosa è avvenuto, e in un certo senso ho anche un'idea di una possibile, no, chi è colpevole e chi è innocente in questa storia. Però non lo voglio dire, perché per me non è penso che non sia determinante il mio punto di vista rispetto alla storia in questo senso. Cioè, non siamo senza punto di vista. Siamo, direi, volontariamente in una posizione di osservatori. Vi faccio una domanda che da siciliano non farei, perché credo che il vostro lavoro sia un lavoro necessario per tutti. Ma mettendomi nei panni dello spettatore, vi chiedo: avete avuto paura? No, non credo che la dimensione della paura è quello che abbiamo provato a realizzare questa docuserie. Più che altro abbiamo provato un forte senso di responsabilità nel raccontare una storia che ha luci ed ombre, e quindi si apre a un dibattito
a un palcoscenico vasto. E quindi in questo senso sicuramente abbiamo provato un senso di responsabilità. Io capisco la tua domanda, se questa serie fosse una serie sulla mafia. In realtà, come dice Davide, non c'è stata mai paura. Magari paura di sbagliare, perché questa serie racconta anche le vicende di persone che hanno avuto un ruolo molto importante nel movimento dell'antimafia e che improvvisamente si sono trovate dall'altra parte della barricata. Il senso di responsabilità è il sentimento, come dire, che ci ha più guidato. Nel corso della lavorazione, che è stata lunghissima, mi pare 15 anni circa, ci sono stati tutta una serie di altri avvenimenti di cronaca che riguardavano, diciamo, che in qualche modo si intrecciavano con quello che voi raccontate. Come ha influito questo proprio a livello di struttura, di costruzione del progetto? È chiaro che, essendosi sviluppata nell'arco di tanti anni, questa vicenda ha avuto, ci ha permesso in qualche modo di osservarla e di cambiare punto di vista costantemente sulla vicenda. È un fatto che ci sia, ed è anche un po' questa l'urgenza, che ci sia una frammentazione nel mondo dell'antimafia. Però dal nostro punto di vista questo è, come dire, ancora una volta un esercizio critico che ci deve spingere a capire che c'è un fronte antimafia che deve lottare contro il nemico, quindi è assolutamente necessario che questa frammentazione oggi, attraverso un processo che comunque è complesso, possa essere risolta. E quindi tutti questi eventi che in qualche modo si verificavano nell'arco della serie ci motivavano ancora di più ad accendere una luce spostando lo sguardo, non su santi ed eroi, ma su al porsi con uno sguardo critico sulle persone, sugli uomini, perché l'antimafia è fatta di uomini. Allora, la prima domanda abbiamo detto era che cos'è vendetta, invece che cos'è la vendetta? Allora, i due protagonisti affermano di essere vittime di una vendetta ordita dallo schieramento altrui. Quindi in qualche modo la vendetta è legata anche un po' alla loro idea di un complotto che li ha intrappolati. Però è chiaro che la vendetta è un qualcosa di personale, che noi ovviamente raccontiamo dando la possibilità a loro di poter esprimere il loro punto di vista, ma noi, come dicevo prima, cerchiamo di stare in una dimensione un po' più distante, osservando questa realtà, perché poi la vendetta è qualcosa di personale, mentre invece un tema come la giustizia è qualcosa di più importante che rimane poi nella memoria collettiva della società. Che cosa veramente vi ha smosso dentro, vi ha fatto in qualche modo arrabbiare di questa storia tanto da andare a raccontarla e da lavorarci per 15 anni? Io non parlerei di rabbia. Personalmente, da figlio di magistrato, che comunque è stato in prima linea nella lotta alla mafia, mia madre ha fatto dei processi importanti, eccetera, vedere che le icone antimafia, o meglio il paravento del tema antimafioso, potesse rappresentare appunto un paravento, cioè una copertura per agire invece in una maniera diversa, possibilmente criminale. Ecco, quello ci ha veramente scosso, perché per me lì c'è proprio il tradimento, cioè oltre alla vendetta, direi io aggiungerei un altro archetipo, che è il tradimento dei valori, il tradimento di una fiducia, il tradimento anche di una società, soprattutto il tradimento di una nuova storia, perché il 92 non è passato remoto, il 92 è ieri. Quindi vedere che a distanza di 20 anni, 25 anni, dopo quello shock così forte, vedere che lì si era dimenticato probabilmente quello shock, si era dimenticata quell'energia, ecco, quello forse potrei dire è il motore, no? L'energia fondativa di questa serie. Bene, grazie per le risposte che ci avete dato, ma grazie soprattutto per il lavoro che avete fatto. Grazie, grazie a te, Ninni, grazie infinite.